Amici carissimi del Tino, carogati, ben ritrovati con questo che ormai è un appuntamento veramente quotidiano qui sul web con le mie lezioni di pianoforte leggero. Questa è la numero 125 e per festeggiare non so cosa oggi mi sono messo una bella berrettina scura, così siamo più in clima invernale. Allora, parafrasando una bellissima poesia di Eugenio Montale, che ha 100 anni in realtà, tratta dalla sua Ossi di Seppia, che diceva: "Meriggiare pallido e assorto", e io ho tirato fuori così scherzosamente questo "arpeggiare pallido e assorto", perché pallido perché il Tino non va mai in vacanza, non prende mai il sole, quindi è estremamente pallido. E assorto perché quando faccio le lezioni, insomma, cerco di concentrarmi. Scherzi a parte, dicevo, l'arpeggio è l'oggetto di questa lezione che mi è stata caldeggiata da molti di voi, devo dire, e sponsorizzata dall'amico Giuseppe, detto Pippo Montalto, che naturalmente ringrazio. Allora, senza altri indugi, andiamo subito alla telecamera che oggi ho dovuto piazzare veramente in alto per poter fare in modo che riprenda una porzione più ampia possibile della tastiera, e direi che ce l'ho fatta perché il do centrale è questo, quindi da qui in su si possono vedere bene le mani, anche perché parlerò di arpeggi, ma parlerò soprattutto di un certo tipo di arpeggio. Dunque, per arpeggio saprete tutti, intendiamo un accordo suonato in modo melodico e non armonico. Se io suono un re maggiore, tanto per dire, questo è un accordo armonico, perché io suono tutte le note del mio accordo insieme. Così invece, suonandole una dopo l'altra le note del mio accordo, andrò a realizzare un accordo melodico, altrimenti detto arpeggio, appunto, un susseguirsi di note, appunto. L'arpeggio l'abbiamo già avuto modo di vedere in lezioni precedenti, ne parlo spesso perché quando si tratta di accompagnare, vi ho detto tante volte che è bene usare gli accordi sia in modo armonico che melodico, per variare appunto il nostro pianismo, per esempio. Questa è la ritmica classica di 4/4 realizzata su 2 accordi, dove io vado appunto a suonare con la mia mano destra accordi armonici alternati a accordi melodici, quindi ad arpeggi. Ma voi mi avrete visto certamente tantissime volte suonare questi arpeggi in modo molto molto rapido, a conclusione generalmente di frasi o addirittura di brani, cioè io faccio il mio bel giro di re, e vado a fare una cosa di questo genere. Cosa ha fatto il Tino? Visto che me lo avete domandato in tanti, probabilmente questa cosa non è chiara, ma è giusto, non l'ho mai spiegato. Quindi, partiamo dal dire che logicamente questo tipo di arpeggio molto veloce, che alla fine poi è una coloritura, non si può dire che è un glissato, perché per glissato si intende proprio invece questo, cioè suonare le note estremamente ravvicinate cercando di simulare quello che è poi il glissato di uno strumento, per esempio come il violino o come il trombone, che hanno la capacità di
passare attraverso i semitoni, quindi andare da una nota ad un'altra percorrendo tutte le frequenze che i suoni possono darci. Con il pianoforte sappiamo che questo non è possibile, perché quantomeno sui tasti bianchi abbiamo un'alternanza di toni e di semitoni, ma certamente questo glissato è un modo, per esempio, per suonare, soprattutto quante volte avete visto gente che magari per concludere un brano fa questo glissato, che si fa con l'unghia del pollice, la si vede, perché oggi con la telecamera spostata sono un po' sfasato, no? Si percorrono tutti i tasti bianchi. Quello che voglio vedere oggi invece sono gli arpeggi, quindi non note a casaccio, anzi, e suonare un arpeggio di questo genere non può non prescindere logicamente dalle note che andiamo a suonare, perché a seconda delle note, che siano 3, che siano 4, e a seconda di come sono disposte, noi andremo a realizzare il nostro arpeggio veloce, il nostro super arpeggio, chiamiamolo così, in maniera differente. Perché logicamente prendiamo per esempio una situazione abbastanza classica e che è anche poi alla fine un ottimo esercizio per approcciare a questo genere di tecnica. Se noi andiamo a suonare un accordo diminuito, per esempio, suoniamo un Do diminuito e vogliamo fare una cosa di questo genere, è chiaro che noi andremo a suonare delle note, Do, Mi bemolle, Sol bemolle e il nostro Si Do più bemolle, o La, che dir si voglia, quindi ci sarà un Do e tutte queste note sono equidistanti l'una dall'altra. Sappiamo bene che è una terza minore l'intervallo che divide queste note, quindi il nostro arpeggio fatto lentamente andrà eseguito suonando le nostre quattro note dell'accordo diminuito e passando poi, adesso lo faccio magari senza, no, lo faccio col pedale, perché comunque dà una resa sempre migliore quando facciamo queste cose giù il pedale, assolutamente. Io che cosa faccio? Suono le note del mio accordo diminuito con questa diteggiatura 1, 2, 3, 5, che è la diteggiatura classica per fare questo genere di arpeggi veloci. Giunto sul La, io passo con il pollice sul Do successivo e riprendo la mia scalata verso le note più acute. Ecco, questa è la diteggiatura più giusta per approcciare questo, anzi, più che giusta è l'unica, perché io ho visto anche usare l'anulare da qualcuno per fare questo genere di cose, ma io mi trovo assolutamente più comodo ad usare questa diteggiatura. 1, 2, 3, 5. Chiaramente con un certo esercizio bisogna cercare di semplicemente velocizzare questa operazione. Magari nel farlo succede anche che saltiamo una nota, ma appunto il nostro pedale di risonanza ci aiuta in questo, soprattutto ci aiutano anche i bassi. Dunque La, io adesso ho suonato i bassi relativi ad ognuna delle quattro note che compongono questo accordo di settima diminuito, non diminuita, ma questo arpeggio innanzitutto lo si può fare anche, io adesso l'ho realizzato in modo ascendente, ma lo si può realizzare anche discendendo, un po' più difficile. Un ottimo esercizio è proprio quello di unire entrambe le due modalità,
suonare, cioè l'arpeggio in modo ascendente e poi scendere, anche non necessariamente su quattro ottave come sto facendo io, ma su tre ottave può essere assolutamente sufficiente. Vale a dire, io vado a suonare. Una volta giunto su La, torno indietro. È chiaro che giunto su La non avrò più bisogno di mettere il pollice su La, eh? Col mignolo arrivo e col mignolo riparto. Ecco qua, sentirete qualche notina sbagliata, perché io non sono un virtuoso del pianoforte, non ho mai voluto, ma nemmeno potuto mettermi lì per ore a provare queste cose estremamente da virtuosismo pianistico, perché sostanzialmente non mi interessa. Io quando riesco a fare le cose che servono al mio tipo di pianismo, io sono a posto. Certo, un concertista di musica classica o comunque qualcun altro che deve fare esibizioni e affrontare brani sicuramente ricchi di queste cose, beh, dovrà mettersi lì a allenarsi, ma io veramente faccio fatica a trovare il tempo per fare le lezioni, quindi veramente non ho la possibilità di allenarmi, e quindi qualche notarella sbagliata gliela caccio dentro. Però va bene lo stesso. Quindi l'approccio a questi nostri super arpeggi deve essere proprio quello di una diteggiatura corretta, naturalmente, e della ripetizione delle note e del passaggio del pollice, fondamentale per riprendere un'altra sezione, un'altra porzione del nostro arpeggio, e così via via li realizziamo fino a raggiungere le note più acute della tastiera. Questo ho preso a prestito un accordo diminuito, ma è chiaro che questo lo si può realizzare su qualsiasi accordo. Io sono in Re minore, sto facendo un Re minore nona, per esempio, sto suonando, cioè, basso di Re, La, Do, Mi e Fa. E vado a fare lo stesso lavoro, vale a dire suono La, Do, Mi, Fa, passaggio del pollice su La, la prima nota che scelgo io, perché io avrei potuto anche prendere e suonare, quindi arpeggiare questo Re minore nona partendo dal Fa. Chiaramente la nota con la quale finirò non sarà più un Fa, ma sarà un Mi. Ma il concetto è sempre quello: La, Do, Mi, La, Do, Mi, Fa, quindi le mie note. Ecco, in questo caso, vedete, qui è corretto usare l'anulare, perché il Mi e il Fa che io vado a suonare sono vicini. Quindi è corretto usare questo tipo di diteggiatura. Se usassi il medio, avrei... dovrei ruotare il mio polso per consentire al medio di andare a suonare il Mi, e non ce n'è bisogno, perché la mia mano è composta ed è congrua con quello che devo fare se io vado a suonare le mie note così, con questa diteggiatura. 1, 2, 4, 5. Questo è quello che devo fare, naturalmente, devo cercare di farlo in modo rapido. E sempre con il pedale sustain, premuto, perché ci dà ampiezza, ci dà anche più forza a quello che suoniamo, no? E rende tutto, tanto stiamo suonando le note di un'armonia, no? In questo caso è un'armonia di Re minore nona, quindi il nostro pedale deve stare giù. Nel momento in cui volesse cambiare, è chiaro che devo sollevare il pedale e poi riprenderlo. Diciamo che, quindi, se noi vogliamo fare un arpeggio conclusivo di una frase oppure di un intero brano,
E mettiamo che il nostro brano è in La minore, noi concludiamo con un La minore anche qui, nona. Io per esempio parto dal Sol, suono Sol, Si, Do, Mi, salto sul Sol, le note sono queste. È chiaro che la difficoltà dove sta? Sta in questo movimento, perché io devo proprio saltare. Una volta suonato il Mi con il mignolo, io devo proprio saltare, non ci sono versi, in questo tipo di arpeggio. Quindi la difficoltà è proprio questo passaggio. Bisogna mettersi lì a provare, perché una volta che siamo arrivati sul Sol con il nostro pollice, lo sappiamo fare, lo facciamo bene, siamo sicuri, abbiamo consapevolezza di questo, poi ripartiamo con un'altra sezione del nostro arpeggio. E quindi, mettendo tutto insieme, viene a crearsi questa bella sonorità, no? Un altro modo per rendere magari anche più facile questo tipo di arpeggio è quella di soffermarsi su ogni sezione e riprenderla in questo senso. Io cioè vado a suonare adesso qui, poi il pianoforte è finito, ma avete capito, Io vado a suonare Sol, Si, Do, Mi, Do, Si, Sol e poi ritorno giù. Questo dà più sicurezza nel fare questo tipo di esercizio, perché il fatto di soffermarci, almeno a me, dà questo tipo di risposta a fare questo. Tanto è bello ugualmente. Ecco, adesso mi vedete fare questo arpeggio veloce unitamente alla mano sinistra. E io che cosa vado a fare con la mano sinistra? Naturalmente andrò a suonare altre note, sempre facenti parte dell'accordo di La minore nona. Sto facendo lentamente, io vado a suonare La mi la, per esempio. E ogni volta, naturalmente, la sinistra in qualche modo va a rincorrere la destra, no? Eccolo qua. O più velocemente, senza voler fare andate e ritorno su ogni sezione, io vado a fare una cosa di questo genere. Ma questo La minore nona, io potrei anche prenderlo così. Possiamo prenderlo così, con la nona al canto, cosa che a me non piace, ma eccolo qua. Quindi, ma il concetto non cambia. Io devo andare ad esaurire le mie mani, esaurire non perché gli viene l'esaurimento della voce, oddio, ogni tanto può anche capitare, perché visti i ritmi della nostra vita, ma il salto che dobbiamo fare è sempre quello. Non è facile, è facile sbagliare. Ma ripeto, l'esercizio poi porta a sempre buoni risultati. Per esempio, io in questo caso resto fermo con la sinistra che suona le note di La minore, alcune note, nel senso che suono la tonica, la quinta e la settima, e mantenendo premuto, a parte che ho il pedale, come già detto, io vado a realizzare questo arpeggio. Adesso l'ho fatto anche in modo discendente, naturalmente si inquadra, sì, spero di sì. Partiamo con il mignolo e partiamo con l'ultima nota del nostro accordo di Do minore nona, che è il Si. Parto dal Si, suonerò Si, Sol, Mi, Do e arriverò con il pollice sul Do. A questo punto dovrò riprendere il Si con il mignolo.
difficoltà sta che ovviamente una volta giunti sul Si, siamo costretti a far passare il mignolo questa volta sopra il nostro pollice. La difficoltà è ridistribuire esattamente la distanza tra le nostre dita in modo che vadano a suonare le note che ci servono. Così. Adesso ho sbagliato, ma... ripeto, riprovando, poi questi esercizi vengono. Non è necessario fare questo tipo di salto, no? Non suono bene. Quello che poi dà origine appunto a questo genere di arpeggio. Per esempio, io potrei anche fare questo. Adesso io suono un re. Vado ad arpeggiare e suono un re nona. Quindi, basso di re, la, re, mi, la nona, fa diesis. Io a questo punto non andrò a suonare il la con il mignolo a completamento, no, di questo accordo, ma passerò direttamente dal quarto dito, anche qui devo usare il quarto, e con il pollice andrò a prendere il la successivo. Questo è un altro modo per poter fare questo accordo. Se io invece suonassi sempre questo accordo prendendolo così, ecco che io faccio ancora quel giochetto di andare su, tornare giù, passare l'ottava successiva andando su, tornare giù. Posso usare anche la sinistra che va ad aiutare la destra. Addirittura, magari nel finale, io con la sinistra, sono tutte storte, vado a segnalare il finale di questo arpeggio andando a suonare proprio tutte le note dell'accordo di re, re, fa diesis, la e re. Cos'altro dire? Vediamo quest'altra situazione. Io adesso vado a suonare un... ma è un esempio, logicamente questo è trasferibile su tutte le 12 le tonalità, suono un re minore undicesimo, quindi lo prendo così, do, fa, sol, do. Se io facessi questo passaggio, dovrei andare per suonare la nuova nota della mia seconda porzione di arpeggio, e dopo il do io dovrei andare a suonare il fa. E il passaggio qui diventa veramente difficoltoso, perché allora che cosa faccio io? Io ribatto il do. Suono cioè fa, do, fa, sol, do, fa, sol, do, fa, sol, do, e chiude ancora do, fa, sol, do. E anche qui posso farlo, ripetendo e andando, facendo questo gioco di salita e di discesa, oppure vado solamente in senso ascendente. Eccolo qua. È chiaro che la difficoltà permane, perché io non suonerò più un'altra nota, dovrò ribattere il do. Quindi l'esercizio, la cosa difficile di questo tipo di passaggio è proprio la ribattitura del do. Ma imparato questo, ecco che quasi diciamo che questa ribattitura del do deve essere impercettibile, proprio... Ecco, adesso mi si è alzato il pedale. Eccolo qua, è quasi impercettibile, però c'è, perché io per ripartire, per fare la seconda porzione, devo assolutamente fare questo, ma se lo faccio velocemente non si sente. Però ripeto, può essere veramente di aiuto e anche di riempimento proprio fare questo. Mm.
dà più sicurezza perché ci consente di stare di più su ogni porzione del nostro arpeggio e quindi di sbagliare meno. E comunque l'effetto è garantito, perché sentite che viene a crearsi una sensazione piacevole, ottima appunto per, dicevo, certe chiusure. Diciamo che non ho molte altre cose da dire relativamente a questi arpeggi, se non quello di ribadire il fatto che noi possiamo suonare le note di un accordo che scegliamo di dover poi arpeggiare e possiamo partire da dove vogliamo, ma dobbiamo certamente tenere presente una cosa importante. Noi abbiamo una mano che ha delle dita fatte in un certo modo, l'ho detto nella lezione sulla diteggiatura, quando possiamo usiamo le dita corte per i tasti bianchi, usiamo le dita lunghe per i tasti neri. Quindi se io devo prendere, per esempio, voglio fare un arpeggio veloce su un fa diesis minore settima, io non, a parte che io gli accordi non li prendo mai partendo dalla tonica, ma in questo caso io partirò dal La, suonerò La, Do diesis, Mi, La. E in questo modo io rispetto la regola, perché con il pollice e il mignolo andrò a suonare due La, e con l'indice il Do diesis, è un dito lungo, quindi è appropriato perché suoni un tasto nero, e poi logicamente non tutte le dita lunghe devono suonare sempre i tasti neri, assolutamente, lo sapete che non è così, però questo arpeggio di fa diesis, eccolo qua, e qui ancora io vado a ribattere il La. Questo è quello che è fatto in maniera più lenta. Volendolo fare in modo discendente. Facendo in modo discendente, il fatto di restare sulla porzione due volte dà ancora maggiore sicurezza, facendolo appunto tornando indietro, per capirci. È chiaro che io, se suono queste note, sembra che io stia suonando un La, no? Perché sapete che poi un accordo minore settima ha le stesse note del suo relativo maggiore. Io sto suonando un Fa diesis minore settima, ma se suono solamente la destra, suono le note di La maggiore. E se metto un La è un La maggiore, se metto un Fa diesis è un Fa diesis minore settima. Ecco, magari quando arrivo qua, al ritorno, vado a risottolineare il basso. Oppure mi avvalgo ancora della sinistra in aiuto della destra. Io con la sinistra vado semplicemente a suonare dei fa diesis, e lo faccio con le mie dita corte, cosa che non sarebbe da fare, ma non ci sono altre alternative in questo caso. I due fa diesis si suonano con il mignolo e con il pollice. Sentite che l'effetto è senz'altro piacevole. Quindi partiamo da punti dell'accordo che decidiamo, sul quale decidiamo di arpeggiare, da punti che ci consentono di usare una diteggiatura la più consona possibile. Per esempio devo fare un Re tredicesima. Io le note di Re tredicesima, va bene, Re al basso, Do, Mi, Fa diesis e Si. La mia tredicesima. Non ci sono, allora potrei prenderlo così, no, questo accordo. Potrei prenderlo così, ma se volessi arpeggiare questo accordo partendo dalla Fa diesis dovrei andare in mezzo ai tasti neri, quindi prima di tutto scegliamo l'impostazione più consona per fare questo tipo di lavoro, relativamente in questo caso al Re tredicesima, e l'impostazione più corretta è senz'altro questa. Così ho il mio medio, dito
lungo sul mio unico tasto nero che devo andare a premere, il mio fa diesis, e le mie altre dita si disporranno in modo corretto. Qui non devo ribattere niente perché parto con un do, con il mignolo vado a suonare come ultima nota della mia prima porzione il si, quindi andrò con il pollice a suonare il do della ottava successiva. Eccolo qua. Adesso lo faccio nell'altro modo e quindi mi avvalgo anche della, posso anche farlo senza. Ecco qua. Ma ripeto, facendo questo andirivieni con la mano senz'altro è molto più difficile sbagliare. Quindi credo di avere detto tutto quello che c'era da dire. Facciamo un altro esempio. Io adesso suono un fa settima maggiore, eccolo qua, il fa settima maggiore. Anche questo, beh, diciamo che quando non c'è la presenza di tasti neri possiamo francamente, vedete, questo è un accordo di nona settima maggiore, eh? Io suono un fa, la, to, mi e sol, quindi uso questo passaggio, la, do, mi, la, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, do, mi, sol. Ma io potrei partire anche, per esempio, da così. Potrei suonare do, sol, do, mi, sol, la. Non cambio. Potrei partire dal mi e suonare mi, sol, la, do. Non cambio. Potrei partire dal sol. Sonorità è sempre quella, logicamente sto suonando sempre le note di fa nona settima maggiore, ma in questo caso qui ho una grande libertà di scelta che mi può essere data per esempio dal fatto di arrivare da altri accordi, per cui mi trovo in questa posizione giocando con i rivolti, quindi io partirò da qua per il mio super arpeggio e vedete che viene benissimo. Viceversa, quando ci sono i tasti neri bisogna un attimino valutare quali dita, quale posizione è meglio assumere per poter mettere le dita in modo corretto. Un esercizio che mi viene da potervi suggerire è proprio questo. Partite per questo genere di pratica proprio dagli accordi diminuiti. Sapete che gli accordi, proprio per il motivo che ho detto all'inizio, è perché abbiamo una situazione per cui le note sono assolutamente equidistanti l'una dall'altra. Quindi l'arpeggio è più facile. E anche qui però scegliamo naturalmente la posizione giusta. Non andremo mai a suonare un do diminuito così, perché anche qua dobbiamo andare... dobbiamo entrare nei tasti neri, quindi inevitabilmente l'errore lo si compie, a meno che si sta lì veramente a studiare tutta la vita, ma abbiamo altre cose da fare. Quindi prendiamo il nostro do così ed esercitiamoci. Questo vale per tutti e tre gli accordi diminuiti. Se io suono un fa diminuito, avrò in questo caso due opzioni. Posso partire da re. Re, fa, la bemolle e do bemolle, poi salto sul re per la seconda ottava. Questo accordo diminuito mi consente anche di essere preso così. Fa, la bemolle, do bemolle, re. Non cambia. La cosa, secondo me, per il mio modesto parere, è veramente identica. Prenderlo così o prenderlo così, ma non cambia l'impostazione. Anche qui dovremmo saltare dal re al fa. E anche così per scendere, arriveremo con il mignolo sulla nostra ultima nota, in questo caso il re. Dovremmo suonare le note esattamente
Al contrario. Andando cioè, adesso facendolo lento mi ingarbuglio. Ma in buona sostanza partiamo con il mignolo, esauriamo le nostre dita nel discendere e poi dobbiamo fare questo salto inevitabile, dal fa alla re. Se mettiamo un sol lo trasformiamo in un accordo di settima in una bemolle, ancora più bello. Questa risoluzione. Anche qua io posso farmi aiutare dalla mia sinistra che andrà a ripetere, naturalmente qui le note sono 4, la posizione è quella, ma qui per esempio io posso fare una cosa ancora diversa. Parto cioè con questa impostazione, fa la bemolle, da bemolle e re, e la mia sinistra, tanto rimane congrua la posizione delle dita, dita corte sui tasti bianchi e il la bemolle suonato con l'indice della mano sinistra, quindi io faccio, allora faccio, vado a suonare con un'impostazione la destra, fa la bemolle, do e re, e mentre con la sinistra andrò a suonare re, fa, la bemolle e do bemolle. Difficile, perché noi dobbiamo cercare di centrare il nostro arpeggio con certe note con la destra e con altre che nella realtà sono le stesse, ma sono sviluppate su una posizione diversa, quindi l'effetto è ancora più bello. Anche qua io vado su e giù con la mia mano, non faccio un arpeggio unico. Se la posso fare, ecco. Poi posso fare un pezzo sì, un pezzo no, siamo nella piena libertà di scegliere. E direi che poi abbiamo l'ultimo dei nostri accordi diminuiti, naturalmente, che è che vede come impostazione questa, un sol diminuito, lo prendiamo così, non lo prenderemo mai così, né tantomeno così, che diventa difficile l'arpeggio preso così. Vedete come va via fluido, se io metto un la diventa settima non la bemolle, sbagliato. Un piccolo trucco: quando si sbaglia bisogna avere intanto la speranza di sbagliare subito, perché se sbagliamo quasi alla fine siamo un attimino, come dire, non ho fatto il gesto, penso che si sia capito. Quella cioè di avere la percezione, visto che noi facciamo questi arpeggi con il pedale premuto, nel momento in cui sentiamo di aver sbagliato una nota, sul pedale giù subito, sul pedale e giù immediatamente. Adesso io non ne ho sbagliata nella fattispecie, ma se sbagliavo avete sentito che io l'ho tirato su a questo livello. È chiaro che va a perdersi tutto, tutta la ridondanza, no? della mia sequenza di note, ma se si sbaglia, ecco che sollevando il pedale l'errore va via, logicamente rimarrà quella porzione di piano da suonare, e lì ripremeremo immediatamente il pedale. È una accortezza che occorre avere quando si fanno questo genere di cose, ma non solo, sapete benissimo che in tutto, in generale, in tutto il pianismo, quando c'è un errore siamo in presenza della pressione del pedale sustain o di risonanza o del forte, che dir si voglia, nel momento in cui commettiamo un errore, la prima cosa è quella di toglierci dal pedale e riprimerlo immediatamente. E questo vale assolutamente se facciamo questo esercizio, questa pratica di questi accordi super veloci. Quindi con questo direi che ho concluso. Allenatevi e cominciate proprio con gli accordi diminuiti, direi che sono quelli più semplici, tra virgolette. Cominciate naturalmente lentamente,
sempre più veloce. C'è un limite anche alla velocità, così va bene, no? Mica bene. Ecco, io ho fatto un accordo, stavolta non conclusivo, era una dominante, e concludo stavolta invece che con un arpeggio, con un accordo assolutamente armonico. E con questo bel re, con la nona aggiunta, si conclude questa lezione che pensavo durasse 5 minuti, ma in realtà ne dura 40. E come dire, spero di esservi stato utile. Segnatelo qui sotto nei commenti, perché magari è un argomento che posso anche riprendere, anche se, ripeto, credo di aver detto un po' tutto quello che c'era da dire. Però, per carità, se avete delle lacune e avete ancora qualche perplessità, scrivetemelo sotto, contattatemi, i modi li conoscete, e così ci riconfrontiamo su questi super accordi. Bene, grazie ancora a Pippo Montalto per la sponsorizzazione di questa lezione. Io vi ringrazio per essere stati a sopportarmi anche oggi e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, dal Tino Carugati.